Oggi è la giornata internazionale di commemorazione e omaggio alle vittime del terrorismo, dagli anni di piombo al muro della memoria di Staffolo. Il grido degli ultimi è il nostro tema settimanale. Sempre più famiglie non riescono ad arrivare a fine mese, ma c'è anche chi è attento ai poveri. Questo pomeriggio alle 16.30 ad Ascoli Piceno si celebreranno i funerali di Mister Carlo Mazzone, lutto cittadino, maxi schermo e negozi chiusi. Urbino, città d'arte che fa il pieno di turisti, quest'estate ha viaggiato veloce anche grazie ai bus. Saremo in diretta dal capoluogo ducale per le ultime. Benvenuti a All News, prima edizione. Saluto subito l'ospite in studio, al mio fianco c'è il presidente dell'Associazione Vittime Riunite d'Italia, Angelo Bertoglio. Buongiorno, 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 grazie. E a tra poco. Subito una doppia tragica notizia. Due anziani sono morti a Fano. Ieri un turista settantenne che stava facendo il bagno nella spiaggia libera, località Playa, si è trovato in difficoltà. È stato soccorso ma è stato colto da un malore una volta arrivato in ospedale e non ce l'ha fatta. Questa mattina alle 5.30 in zona Torrette è stato trovato un uomo riverso in acqua. Aveva 69 anni ed era di San Costanzo. Le indagini sono in corso. Oggi, 21 agosto, ricorre la giornata internazionale dedicata alle vittime del terrorismo, istituita nel 2018. Ripercorriamo il significato della memoria nel nostro servizio di apertura. Oggi è la giornata internazionale delle vittime di terrorismo, istituita dall'Assemblea Generale ONU e rappresenta un'occasione per ricordare le persone uccise da atti terroristici, ben 416.000 dal 1970 al 2018. È una ricorrenza importante per onorare e sostenere le vittime e i sopravvissuti del terrorismo e per promuovere e proteggere il loro pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Le Nazioni Unite fanno in modo che gli Stati membri rimangano solidali e forniscono aiuti alle vittime, l'assistenza al rafforzamento delle capacità, la creazione di reti di organizzazioni della società civile, in particolare le associazioni delle vittime del terrorismo e l'offerta di sostegno alle stesse, l'incoraggiamento a promuovere, proteggere e rispettare i diritti. Sono considerate vittime del terrorismo i cittadini italiani, stranieri o apolidi deceduti o feriti a causa di atti terroristici avvenuti nel territorio nazionale e i cittadini italiani deceduti o feriti per atti terroristici avvenuti in territorio extranazionale, senza dimenticare coloro che spesso hanno perso la vita per proteggere le vittime, gli agenti delle scorte. Tante le stragi nella storia. 45 anni fa, il 9 maggio 1978 a Roma, in via Caetani, il ritrovamento del corpo di Aldo Moro, politico italiano della DC, più volte presidente del Consiglio, sequestrato e ucciso dai terroristi delle Brigate Rosse. Tra i caduti c'era anche l'appuntato dei carabinieri Domenico Ricci di Staffolo, in provincia di Ancona. Guidava veloce ed era diventato il fedele autista di Aldo Moro, uno dei tanti eroi di un terrorismo senza tempo. Proprio a Staffolo una lapide riporta i 381 nomi e le singole storie dei morti per terrorismo, a partire da quelli uccisi negli anni 60 dai separatisti altoatesini. Il monumento alle vittime del terrorismo è il primo in Italia. Oggi dunque si commemorano e si omaggiano le tante, troppe vittime per il terrorismo. Presidente Angelo Bertoglio, è bene non dimenticare. Assolutamente, non bisogna mai dimenticare le vittime, non bisogna mai dimenticare la nostra storia, da dove proveniamo e da dove veniamo. Il muro di Staffolo è un muro importante, così come sono importanti le panchine, così come sono importanti i tanti monumenti che ricordano le vittime, ma forse in questo paese ci si mette sempre un pochino troppo per ricordare e riconoscere le vittime. Non dimentichiamo che per riconoscere, per fare i primi atti sulle tutela e sostegno delle vittime, questo paese ha dovuto aspettare la strage di Bologna per fare il fondo e per aiutare le vittime del terrorismo. Altri anni sono dovuti passare per le vittime della mafia e ancora molte vittime oggi stanno aspettando. Noi lottiamo perché non ci siano vittime di serie A o di serie B. Ma soprattutto credo, visto che stiamo ricordando l'appuntato Ricci, oggi le prime vittime sono sempre quelle persone che indossano la divisa, che sono sempre le prime vittime di uno Stato che spesso si trovano sole. Quindi dobbiamo sostenere questo Stato e dobbiamo sostenere le donne e gli uomini in divisa. Eh sì, il muro lungo 8 metri è un po' la Spoon River italiana, no? Mentre per quanto riguarda Ricci, il figlio Giovanni ha anche creato una fondazione. Sì, è chiaro, molti parenti di vittime creano fondazioni, associazioni,
iniziative. Questo serve per sensibilizzare l'opinione pubblica, ma serve anche per sensibilizzare spesso gli uomini di Stato, che è uno Stato che per troppi anni è stato debole coi forti e forte con i deboli. Questo muro è fondamentale, quei nomi non li dobbiamo mai dimenticare, ma serve una grande e profonda rivoluzione culturale per il sostegno e la tutela delle vittime e delle politiche preventive. Non dobbiamo sempre ricordare le vittime, ahimè, quando sono morte. Cerchiamo di prevenire le morti delle vittime difendendo le vittime. Assolutamente sì, e serve comunque riconoscenza per chi ha speso la propria vita e ha perso la propria vita al servizio della patria. Voltiamo pagina, i vigili del fuoco sono intervenuti ieri alle 20:15 per soccorrere un uomo in difficoltà che si trovava sull'alveo del fiume Tronto nei pressi di via San Pietro in Castello ad Ascoli Piceno. La squadra proveniente dalla centrale di Ascoli ha raggiunto la zona particolarmente impervia e ha recuperato l'uomo con tecniche di derivazione SAF. Il tema che abbiamo scelto di trattare questa settimana è quello della povertà in tutte le sue forme. Ecco la nostra scheda. La povertà può essere definita come una condizione umana caratterizzata da privazione continua e cronica delle risorse, capacità, scelte, sicurezza e poteri necessari per poter godere di uno standard di vita adeguato ad altri diritti civili, culturali, economici, politici e sociali. È la conseguenza delle disuguaglianze, è un'emergenza mondiale ed è molto diffusa in Africa subsahariana, 42,7%, la zona che stenta di più in assoluto. La povertà estrema è quella nella quale vive chi ha meno di 1,90 dollari al giorno. Il problema riguarda quasi il 13% della popolazione, 902 milioni di persone, per rendere l'idea, 15 volte gli abitanti dello Stivale. Secondo i dati del World Food Program, 795 milioni di persone soffrono la fame, che significa mancanza di cibo e di micronutrienti. Si aumenta il rischio di contrarre malattie, si riduce la produttività, si impedisce un adeguato sviluppo fisico e mentale, diventa difficile studiare e curarsi. Nella nostra regione gli indigenti sono l'11%, un punto sopra la media nazionale, mentre crescono i senza fissa dimora, più 13,6% dal 2019 al 2021. Disagio e fragilità avanzano e non riguardano solo gli anziani. Si aggiungono i giovani, i lavoratori precari o con basso reddito e gli stranieri. Gli invisibili non sentono di avere possibilità di riscatto e vanno aiutati. L'estate è una festa, è vacanza, è svago, ma tanti non hanno la possibilità di divertirsi. Devono pensare ai bisogni primari. È un fenomeno che prende sempre più piede, davanti al quale non può esserci indifferenza. Lo scandaglieremo questa settimana da varie angolature per sviscerarlo e farlo conoscere, con la speranza che la tendenza possa cambiare e che gli aiuti e la sensibilità della gente diano un impulso prezioso e consistente. Subito a una voce di rilievo, cominciamo con l'intervistare il presidente della Fondazione Don Gaudiano, Ivano Dionigi, collegato con noi da Pesaro. Buongiorno, la vostra è una Ollus che gestisce diverse strutture per aiutare gli ultimi. Sì, la Fondazione Don Gaudiano ha questa duplice finalità di tenere alto e vivo il suo insegnamento rivolto a quelli che lui chiamava gli ultimi, che Papa Francesco oggi ha chiamato gli scarti, e l'altro è quello di recuperare delle risorse per mantenere le strutture. Don Gaudiano è stato negli anni 70 il primo a creare una struttura di prima accoglienza per gli extracomunitari. Ha creato una comunità per tossicodipendenti e poi ogni volta lui individuava nella città, nella società, quali erano gli ultimi, i più piccoli, quelli di cui nessuno si prende cura. Di qui poi gli affetti da AIDS e infine soprattutto era questo un suo pallino, perché lui era anche un ex medico, era medico prima di farsi prete, i malati di mente, i malati psichici, questa è una sua, perché lui sosteneva che quelli erano quelli più soli, più bisognosi, quelli mettevano veramente a repentaglio le famiglie. Ma Don Gaudiano, ecco, questo non era uno che faceva l'elemosina, soccorreva anche sì materialmente tutti. Quello che lui ha fatto è stato un grande messaggio di tipo culturale, di tipo etico. Tutte le persone hanno pari dignità. E il suo è stato un grande messaggio culturale, sociale e politico, per cui la cura delle professioni sanitarie. Ecco, è stato, da questo punto di vista, non solo un uomo di grande carità, ma anche un uomo di grande profezia. Proprio la formazione e soprattutto il cambio di mentalità. Lui
Pesaro è stato veramente un grande maestro di solidarietà. Anche i giovani che lui ha formato al liceo classico, quando è stato insegnante nella comunità di via del seminario, sono tutte persone che si sono fatto carico del destino individuale delle persone. Quindi Certo. soccorrere laddove c'è il bisogno materiale, ma soprattutto pensare a cambiare mentalità. E a E ottobre lo tutto celebrerete, no? Il trentennale della morte di Don il Gaudiano con 10 mostre, ottobre, il 10 lezioni. ottobre, la data della sua morte, lui è morto il 10 ottobre del 63, Pesaro dedica questa giornata alla solidarietà. Quest'anno è il trentennale. Ci sarà una mostra in piazza, inaugurata, una mostra che ripercorre le tappe della sua vita e delle sue comunità. Il 7 ottobre, l'8 ottobre avremo la presenza del Cardinal Zuppi, il 10 ottobre a teatro ci daranno appuntamento tutte le scuole che ogni anno partecipano a un concorso su una frase di Don Gaudiano, fanno dei filmati, delle schede e ci sarà anche una premiazione. Quindi ogni anno il 10 ottobre è giornata della solidarietà di Pesaro, quest'anno Bene. saranno episodi particolarmente significativi perché ricorre il trentennale. Grazie, grazie tante, ex rettore Ivano Dionigi, buon lavoro, so che è impegnatissimo e buona giornata. Grazie a lei e a coloro che ci ascoltano e che ci vedono. Grazie, buona giornata a voi e buon lavoro. Oggi è anche il giorno dei funerali dell'indimenticabile mister Carlo Mazzoni alle 16:30 presso la chiesa di San Francesco in Piazza del Popolo ad Ascoli e noi trasmetteremo la cerimonia in diretta. Negozi chiusi, manifestazioni musicali ferme, lutto cittadino e maxi schermo. Ci colleghiamo con l'inviato Mario La Rocca. Mario. Sì, ciao Camilla, eccoci qui proprio davanti all'ingresso della chiesa di San Francesco nel pieno centro di Ascoli, in Piazza del Popolo, dove alle 16:30 ci sarà appunto il saluto della città a Carletto Mazzone, scomparso all'età di 86 anni. Io ho al mio fianco l'assessore allo sport del comune di Ascoli Piceno, Nico Stallone, nonché uno dei giocatori, no, che ha allenato Carletto Mazzone. Nico. Sì, ho avuto la fortuna di avere un maestro come Mister Mazzone negli anni 80 per ben 2 volte, nell'annata 80-81 che subentrò, era il suo primo ritorno ad Ascoli, subentrò Giovan Battista Fabbri e poi gli andai a farmi le ossa in Serie C per un anno e poi tornai di nuovo nell'82-83. E stiamo parlando di un monumento, di un gigante, di una persona che forse anche per struttura fisica, quando io gli ero vicino, pur essendo grande come lui, mi sentivo sempre più piccolo. Voglio dire, veramente questa imponenza che lui trasmetteva. Una persona che oltre a essere il numero uno tra gli allenatori per strategia, per sagacia tecnica e tattica, spesso qualcuno l'ha definito un difensivista, ma forse non riusciva a capire che per salvare una squadra come l'Ascoli, chiaramente voglio dire, non è che poteva comandare il gioco, ma è stato il primo, insieme a Viciani della Ternana, a inventare quello che poi è stato il calcio spagnolo, il calcio moderno del Barcellona, il famoso possesso palla, perché lui diceva una cosa importantissima: più la palla la teniamo noi, meno la tengono gli avversari. Quindi per un dato statistico abbiamo più possibilità noi di vincere la partita, quindi fu il primo a inventare il gioco corto e il possesso palla, quindi questo a dispetto di quelli che non si rendono conto che parliamo di una persona che quando affrontavi l'avversario, pur non essendoci a quei tempi tutta la tecnologia che poteva esserci oggi, ti faceva la scheda tecnica e tu sapevi quando aveva la palla, la mezzala di turno, il movimento dell'attaccante, se si girava a destra, a sinistra, quindi una capacità tattica e tecnica magistrale. Però sarebbe riduttivo parlare dell'allenatore perché probabilmente è l'uomo che ha fatto la differenza, un uomo che ha combattuto contro i poteri forti, non si è mai chinato a nessuno, il calcio di una volta, quel calcio vero, pulito, genuino, del quale lui ci ha insegnato a noi ragazzi che eravamo i suoi allievi, a camminare sempre a testa alta, a non avere paura mai di nessuno. Noi non avevamo paura della Juventus, del Milan, dell'Inter, perché lui sapeva che avevamo qualcosa in più, quello che ci trasmetteva lui, personalità, carisma, cuore, tanto cuore, tanta passione. E forse sono stati gli insegnamenti più grandi che ci può aver dato, oltre a quello del concetto di famiglia. Lui era uno che dovunque giocava, Lecce, Catanzaro, Cagliari, Roma, Bologna, finita ogni partita, lui ritornava sempre a casa, da sua moglie, in questo caso la signora Maria, dai suoi figli Massimo e Sabrina, ma sempre nel ricordo di una grande donna, il rispetto che lui aveva per le donne, della madre Iole.
tanti di stagioni dedicati a Carletto Mazzone, sia quelli esposti qui in città, sia ieri all'Olimpico nel corso del match pareggiato dalla Roma contro la Salernitana. Oggi pomeriggio, come detto, Villa Messa alle ore 16:30, che potrete seguire anche in diretta sui nostri canali. La cerimonia funebre sarà officiata dal Vescovo di Ascoli, Sua Eccellenza Giampiero Palmiere, e dall'Arcivescovo Piero Coccia. Ci sarà la Corale 100 Torri, si attenderanno ovviamente tante persone proprio per questo motivo, come dicevi tu Camilla, si sta posizionando proprio in questo momento un maxi schermo qui in Piazza del Popolo, nel cuore pulsante della città di Ascoli Piceno. C'è già un po' di gente, anche un signore con il quale abbiamo parlato pochi istanti fa, giunto da Roma, perché Roma ed Ascoli sono le città che hanno accomunato, certo, nello sport e non solo, la vita di Carletto Mazzone. Da Ascoli è tutto, Camilla, ti restituisco la linea. Grazie mille a Mario La Rocca e al suo ospite per questo splendido ricordo di Carlo Mazzone. Un 17enne si scola una bottiglia di vodka, poi entra in acqua, salvato dai bagnanti a Palombina, ora è in rianimazione. Claudio Comirato. Si è scolato una bottiglia di vodka, poi, invece di rimanere in spiaggia a smaltire la sbronza, è entrato in acqua e dopo pochi metri ha perso i sensi ed ha iniziato a boccheggiare. Il fatto è avvenuto ieri sera, attorno alle 20, alla spiaggia di Palombina, ad Ancona, nei pressi del primo cavalcavia, direzione Falconara. A notare il corpo del giovane che stava galleggiando in acqua, alcune persone che non hanno esitato a tuffarsi in mare. Privo di sensi, il ragazzo, senza documenti, forse di origini nordafricane e in età compresa tra i 17 e i 18 anni, è stato trascinato sul bagno asciuga. Sul posto, oltre all'automedica del 118, è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Dopo un primo trattamento farmacologico, il giovane in codice rosso è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette, dove è stato poi ricoverato nel reparto di rianimazione. Un incidente stradale a Camerino ha coinvolto due auto con a bordo complessivamente 10 persone. A causa del violento impatto avvenuto ieri intorno alle 22 sulla provinciale 132 Varanese Camerino-Sfercia, sono finiti in ospedale 4 degli occupanti dei mezzi, di cui 2 trasportati a Torrette di Ancona e 2 a Camerino. Sul posto, oltre alle 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno collaborato con il personale e hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Io ritorno da Angelo Bertoglio. Dicevamo delle vittime di terrorismo, ci sono delle norme a loro tutela? Le norme ci sono, e poi dopo bisogna anche applicarle, c'è sempre poco per le vittime. Non per questo noi dal 2017 stiamo portando avanti una proposta che è l'istituzione nazionale di un garante nazionale per la tutela delle vittime, tutte le vittime, anche quelle del terrorismo, proprio perché serve una figura che possa garantire i diritti e la dignità delle vittime. Io poco fa stavo ricordando nel mio cuore, nella mia anima, un abbraccio con una persona che è stato anche qui a Fano, è venuto anche a Fano a trovarci qualche tempo fa, che è Alberto Torreggiani, figlio e vittima anche lui del terrorista Battisti, che abbiamo tanto fatto fatica per riportarlo in Italia. Quell'abbraccio mi porto dentro la tanta sofferenza di una vittima del terrorismo che sta aspettando la giustizia, così come tante altre vittime, perché purtroppo i nostri familiari, i familiari delle vittime, non torneranno più. Ma la giustizia ancora la stanno cercando. Non dimentichiamoci che ci sono degli assassini che sono ancora vivi, vegeti, che girano liberamente per la Francia, perché questo Stato non è stato capace di dare la dignità e la giustizia alle vittime. Muoiono decine di migliaia di persone ogni anno, di cui una parte è davvero minima in Occidente. A che punto siamo oggi con la lotta al terrorismo? Si sta facendo abbastanza per combatterlo? Ma io credo che il mondo sia cambiato dopo chiaramente l'11 di settembre. Credo che l'Italia la sta vivendo da protagonista nel mondo e in Europa, con l'intelligence e soprattutto con l'attività interna sul terrorismo, ovviamente esterno. Si sta alzando una pericolosa attenzione sul terrorismo interno, lo stiamo vedendo con i Notav, lo stiamo vedendo con gli anarco-insurrezionalisti che cercano di dare vita, abbiamo visto gli arresti di qualche giorno fa. È la dimostrazione che questo Stato è sul pezzo, questo Stato sta lavorando contro il terrorismo e sta dando certezza di garanzia e di prevenzione agli italiani. Non bisogna mai assolutamente abbassare la guardia, perché basta veramente un attimo per tornare in un momento buio, e ne abbiamo vissuti troppi. Grazie per il suo significativo contributo. Grazie a voi per avermi ospitato, e grazie. E poi ci saluteremo tra pochissimo. Assolutamente.
Adesso ci spostiamo a Urbino e facciamo il punto sui trasporti. Com'è andata quest'estate con i bus? Lo chiediamo a Lino Balestra, che è andato sul posto a informarsi. A te la linea. Sì, Camilla, buongiorno a te. Siamo qui a Urbino, città ducale dal 1998, patrimonio dell'UNESCO, il suo centro storico, meta culturale per antonomasia in provincia di Pesaro e Urbino. Siamo venuti qui per capire il ruolo cruciale e importante della mobilità pubblica nei flussi turistici. Siamo venuti proprio qui perché qui ha sede Adriabus, che è naturalmente il partner principale della mobilità pubblica provinciale, e vogliamo capire dalla Presidente Lara Ottaviani qual è stato l'apporto, i numeri importantissimi che svolgono i mezzi di Adriabus per la mobilità turistica e per lo sviluppo e la promozione del territorio. Adesso sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato questa mattina e poi la linea può tornare a te in studio. Quest'anno, come tutte le estati, siamo andati molto bene per quello che riguarda le navette che vanno a Pesaro e Fano verso il mare, quindi mantenendo sempre con un'utenza piuttosto nella media e piuttosto elevata. Sono andate molto bene anche le nuove linee che abbiamo istituito, che sono quelle che riguardano Tavuglia, San Bartolo Gradare e anche Riviera San Bartolo. Molto bene è andata anche la Pesaro San Bartolo Gabicce, che ha avuto dei picchi di 220 passeggeri come massimo al giorno, che insomma per il nostro luoghi sono un numero piuttosto importante, e abbiamo ovviamente una questione totalmente diversa per quanto riguarda la città di Urbino, dove i turisti ci sono ma il mezzo pubblico viene utilizzato sicuramente di meno, perché il centro storico, nonostante Urbino sia l'unica città della provincia in cui il TPL passa dentro il centro storico, forse si preferisce andare più a piedi da parte dei turisti. Ovviamente noi non facciamo altro che sostenere l'utilizzo del mezzo pubblico, c'è una grande utenza per quello che riguarda gli spostamenti dalla stazione di Pesaro verso Urbino, perché abbiamo una linea cadenzata ogni mezz'ora che proprio dalla stazione ferroviaria porta i turisti, tanti turisti, nella città d'arte di Urbino. E da ricordare anche che con Trenitalia è possibile fare un link nel sito proprio di Trenitalia, cercando la stazione non tanto di Pesaro ma addirittura quella di Urbino, e avere un unico biglietto integrato treno pullman. Quindi diciamo che il servizio è molto efficiente e funziona davvero tanto. Per restare in tema, direi che siamo arrivati al capolinea e adesso c'è il sommario. Oggi è la giornata internazionale di commemorazione e omaggio alle vittime del terrorismo, dagli anni di piombo al muro della memoria di Staffolo. Il grido degli ultimi è il nostro tema settimanale. Sempre più famiglie non riescono ad arrivare a fine mese, ma c'è anche chi è attento ai poveri. Questo pomeriggio alle 16.30 ad Ascoli Piceno si celebreranno i funerali di Mister Carlo Mazzone, lutto cittadino, maxi schermo e negozi chiusi. Urbino, città d'arte che fa il pieno di turisti, questa estate ha viaggiato veloce anche grazie ai bus. Saremo in diretta dal capoluogo ducale per le ultime. È tutto per la prima edizione di All News. Io ringrazio e saluto Angelo Bertoglio, presidente Associazione Vittime Riunite d'Italia. Grazie ancora, grazie di aver dato la voce ad Abele. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi per averci seguito. Ora ci sono sigla, meteo e pagina sportiva. L'informazione della rete torna questa sera alle 20.15. Da parte mia un buon proseguimento di giornata. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni.